Ci troviamo con Ariella Metellini, curatrice della mostra Sperimentando, che è in corso all'ex macello di Via Cornaro. Parliamo di questa mostra, di questa mostra che avvicina i giovani alla scienza. Di cosa si tratta? Allora, questa è una mostra scientifica interattiva, fatta perché i ragazzi imparino ad amare queste scienze che sono considerate anche dure, come la fisica, la chimica, le scienze naturali. Quest'anno è la sua 13ª edizione, ha come tema scienze e nuove tecnologie. Questo tema l'abbiamo sviluppato tenendo presente due aspetti. Uno, il fatto che le nuove tecnologie, così come le conosciamo, sono recentissime. Lo sviluppo quindi è proprio legato agli ultimi 20-10 anni, mentre 100 anni fa la tecnologia di cui si poteva disporre, almeno nella vita familiare, era molto limitata, e questo in mostra lo si può vedere come era la situazione 150-30 anni fa. L'altro aspetto che abbiamo cercato di mettere in evidenza è cercare di far capire come sono fatte e come funzionano alcune delle apparecchiature che vengono normalmente utilizzate, cioè mostrando proprio i fenomeni scientifici che sono alla base e il percorso che c'è stato per arrivarci. Ci aiuteranno in questa, nella gestione della mostra, una trentina di studenti universitari, neolaureati, oltre agli insegnanti delle scuole della rete che promuove questa iniziativa, e questi ragazzi faranno da guida ai visitatori e presenteranno gli esperimenti, quindi agli studenti numerosi che vengono qui sperimentando e anche alle famiglie che arrivano numerose nei sabati e nelle domeniche. E per loro è un'occasione sia di avvicinarsi alla scienza in maniera per loro anche formativa, sia è un'occasione per capire come interagire anche con un pubblico vario, e quindi è un'esperienza formativa da tanti punti di vista. Ricordiamo che la mostra durerà un mese. La mostra sarà aperta fino al 18 maggio. Aperta tutti i giorni, sia nei giorni feriali che nei giorni festivi. Siamo chiusi solo al pomeriggio del lunedì, del mercoledì e del giovedì.